Lei ha detto alla comunità che è stata così tanto accogliente con lei di essere pronto a ricominciare un nuovo cammino, quindi pronto a mettersi in gioco. Sì. Mettermi in gioco significa che è come se fosse la prima volta, con la stessa emozione, con lo stesso entusiasmo, con la stessa gioia che cerco di che il Signore mette nel nostro cuore. Pastore di misericordia, di compassione, vicino alla gente, servitore di tutti. Lei seguirà quelle che sono state le direttive del Vescovo. E sono bellissime parole lapidarie, ma che ti mettono tanta grinta nel cuore, perché in effetti questo è il senso anche della nostra vita, quello stare con la gente, vicino alla gente. Gesù ha fatto proprio questo, si è mossa a compassione, una compassione non sterile, ma fatta anche di opere e di gesti. Ha concluso con un rituale del nostro Papa Francesco: non dimenticate di pregare per me. Ha quindi seguito le orme del nostro Pontefice. Quanto ne abbiamo bisogno di preghiera, perché siamo convinti che poi, se lui non è che si mette avanti a noi, senza di lui facciamo niente. Lo ha detto Gesù: senza di me non potete far niente. L'ultima cosa, un pensiero per Don Gaetano. Lei ha detto che continuerete lei e la comunità a servirvi della sua presenza e quindi della sua soprattutto collaudata esperienza. Se qualche volta diciamo a voi di prendervi cura dei vostri genitori, e quando il genitore diventa anziano ha ancora più bisogno di cura, perché è fragile, la fragilità. E allora proprio questo voglio fare anch'io, questo, prenderci cura delle fragilità, e una persona anziana è un po' più fragile, ha bisogno di essere curata di più.